Buongiorno a tutti, benissimo, eccoci qua, anche oggi, tengo lontano, se non vedete tutta la faccia. Allora, anche oggi siamo in diretta, siamo qua tutti assieme, pronti, diciamo che oggi più che una giornata è primavera. Juan, benvenido, benvenuto, grande Riccardo, grande, anche oggi siamo qui, allora siamo pronti, allora. Qui è una giornata bella fredda. Ciao Gianluca, una giornata bella fredda. Marco, grandissimo. Pensare, fare, ce la faremo. Ok, ciao carissimo. Allora, come dicevo, oggi è una giornata fredda, dunque siamo pronti, siamo un po' più tranquilli. Ciao Olga, sarai assieme a tua sorella, grandissime. Allora, come dicevo, vento fortissimo, fuori non è bello neanche a stare in terrazzo, niente. Allora, ciao Agnese. E allora, oggi sarà una sessione come ieri, una bella routine, andremo a fare dei gran bei esercizi, però rimpiangeremo un po' meno di non essere fuori. Ciao Rache, ciao Rachele. Praticamente di non essere fuori. Dunque, andremo a lavorare con un po' più di lena. Ciao Chiara, mia istruttrice di Nordic preferita, oltre a Gianni, se no. Ok, bene, stiamo cominciando a diventare tanti, andiamo a posizionarci, così diamo un po'. Ciao Marco, super naval mechanic. Ok, Donatello, ci sei? Marco, grandissimo. Allora, adesso vediamo, dovrei essere giusto. Ciao Barbara, ben collegata, grandissima, grandissimo. Gianfranco da Pescara, grande, ci siamo. Allora, dovrebbe vedersi il timer. Come sempre voi magari scrivete se non vedete qualcosa, se non mi vedete, praticamente, ecco, dovrei averlo posizionato giusto. Anche oggi una routine. Ciao Michele, grandissimo. Eva, grande. E poi ti mando quello che avevamo parlato per l'alimentazione, eccetera, nessun problema. Ok, ciao Gianni. Allora, qui dovreste vedere benissimo il timer con la routine che andremo a fare. Ciao Roberto. 26 sono i round, cioè due esercizi. Un round è formato dai vari esercizi fatti da 30 secondi di lavoro e 30 secondi di riposo. Andremo a lavorare così. Dunque, partiamo, facciamo la routine di ieri che è stata abbastanza, ciao Diego, abbastanza impegnativa. Sono stato qui un attimo per salutarvi il più possibile perché adesso, accecato come sono, non vi vedo. Allora, andiamo a posizionarci. Cominciamo la nostra routine. Io ho sempre qui la mia borraccia, la vedete sempre. Enervit, i sali. Beviamo sì un po' prima e teniamoci comunque perché in casa abbiamo caldo. Bene, allora, cominciamo la routine con la nostra barchetta. Vi ricordate, posizione supina e cominciamo. Vi ho fatto vedere qui ho Gana e Ulisse che stanno tranquillamente dormendo. Va bene, go! Questo è il segnale, 2, 1, go! Perfetto! Allora, su e su le gambe, ok? Lavoriamo la parte centrale e il core. Teniamo 30 secondi questa posizione. Ogni giorno diventiamo più bravi, dunque alziamo un po' di più le spalle, teniamo le gambe sempre a questa altezza, le ginocchia, altezza delle spalle, va benissimo, benissimo. Lo sentiamo. Sentitela subito come lavora. Sentitela subito come lavora. Ok? Sì, benissimo. Bravi. Allora, volevo portarvi proprio, come diceva anche Chiara, un bel raggio di sole. Dai, stiamo andando avanti, tutti stiamo navigando nella stessa rotta e siamo nella stessa barca. Sono felicissimo che siamo qui a casa mia, io entro da voi, cioè facciamo un grande party praticamente. Dunque, tranquilli, andiamo a lavorare. Rifacciamo la barchetta. Sempre due volte. Ok, bene. Allora, più rimanete su, io dico chi si collega per le prime volte che sono esercizi ad alta intensità. Cioè, se uno è già allenato, no, non come me,
praticamente, cosa può fare? Porta le braccia indietro così belle dritte e lavoreranno molto di più gli altri. Se è ancora più bravo, praticamente allunga le gambe e fra i bassi, cioè portandosi in una posizione estrema tra gambe e braccia, sentite che va a lavorare un casino. Casino, me lo passate. Cioè, sentite come va a lavorare. Però, man mano che andremo avanti, vorremmo magari chiedere un po' di più. Dunque, portiamo le braccia indietro o stendiamo anche le gambe. Allora, adesso andremo a fare due serie plank. Vi ricordate questo? Vengo a salutarvi. Ciao Moris, grande! Ecco, se non vedete qualcosa, queste cose scrivetelo. Benissimo, plank, posizione, siete belli distesi, così, bravissimi. L'importante, come vi dico sempre, glutei. I glutei devono stare contratti in modo da aiutarvi e le spalle rivolte verso l'interno. Sentite come stanno lavorando gli addominali. Contraete, contraete, contraete i glutei. Importantissimo. Ok, sì. Oh, quando siete in queste posizioni approfittatene per fare sempre un po' di stretch, ok? Quando tornate su questo, stretchate un po'. Dai che andiamo, buttiamo giù anche un po', vabbè, dei biscotti che poi andremo a premiarci. Però stiamo andando bene, dai, speravo nel sole anche oggi, ma ci proviamo domani, ok? Domani mi sono messo la maglietta per propriziare. Bene, plank. Un altro, bene così, ok, mantenete la posizione, glutei contratti, incurvate la schiena e le spalle, benissimo, tenete la posizione, aiutatevi con i glutei. I glutei devono rimanere praticamente contratti così, bravissimi, bravissimi, go. Perfetto, vedete, passano veloci i 30 secondi di riposo. Ciao Marco, ciao, Rugby Forever, grandissimo. Allora, il prossimo esercizio, andiamo a fare il plank laterale. Io voglio, allora, no, voi mi seguite tutti i giorni, non guardate a me che questo è un esercizio che non mi piace molto, voi dovreste amarlo, su, laterale così. Bene, posizionatevi con il gomito, la spalla nel miglior modo, più comodo possibile, ma tenete questa altezza, ok? Ecco, il braccio è qui, è fermo lungo la gamba, anche se lo mettete qui ma non riuscite a sollevarvi, autosollevarvi, però se lo mantenete qui va benissimo lo stesso, ok? Mantenete la posizione, bravissimi, bravissimi, ok. Spero che mi vediate bene perché a volte non mi vedo. E allora, adesso lo faremo dall'altra parte. Qui ne facciamo uno e uno, ok? Perché la routine, do spazio per ripetere, perché questo riusciamo a fare laterali obliqui, però li facciamo anche con gli esercizi dopo. Questo dobbiamo sempre metterlo, in routine, nei round. Però, ok, adesso lo facciamo di qua. Pronti? Su! Perfetto, eccoci qua. Così, ecco, ci posizioniamo, dunque lavoro a questi, teniamo questa altezza, restiamo fermi in posizione, bravissimi. Poi ci sono anche qui le alternative, se alzate il braccio andate a fare più praticamente la parte sì laterale ma verso il dorsale, tenete sempre, però l'importante è mantenere la posizione, sì, bravissimi. Questo per me, io lo dico, sono uno. Ok, ciao Michael! Ciao Michael, grande chef! Torneremo a trovarti! Grandissimo ragazzi! Michele è veramente un grande chef! Grandissimo, grandissimo! Ok, allora, adesso andiamo giù, praticamente, e facciamo sempre il plank, ma alternato, ricordate, gomito ginocchio. Allora, aspetta, metto più lontano. Ok, benissimo, benissimo. Allora, l'importante, come dico ogni giorno, cercate di, quando
alzate le spalle, qui sono 6-7 centimetri, vanno benissimo, alternate, sentite come lavorano il core, stiamo facendo tutta questa parte, ok, alterniamo, dunque andiamo, lo sentite che lavora, più alzate le spalle, ok. Questo è un esercizio, a me personalmente piace tantissimo, perché comunque andate. Ciao Monica, triatleta vera, io cerco sempre, magari riuscissi a stare al tuo passo. Bene, allora, questo esercizio è ottimo perché anche se tentate di incrociare e portate tanto avanti le gambe, benissimo, lavorano più i muscoli bassi del treno inferiore, ok. Se invece cercate di andare avanti con il busto, oltre a lavorare i laterali, farete gli addominali superiori, cioè il treno superiore. Questo, beh, sentite dal fiatone, insomma, lo state facendo. Cerchiamo, bravissimi, di fare questo. Ok, ok, benissimo. Non importa quanti ne fate, cercate di farlo bene. Questo è lo scopo. Questo è lo scopo, di farlo bene. Questo è importante. Max, mi raccomando, allenati. Ecco, allora, adesso passiamo dal plank ai crunch. Cosa vuol dire? Gli addominali. Andremo a fare, ricordate, questo con... Però i piedi non sono vincolati, le gambe non sono vincolate. Dunque, andremo a fare un esercizio dove dovremo lavorare veramente... qui dovreste vedere. Braccia distese, gambe piegate, su, uno, due, vi ricordo, tre, tanti contano, perché comunque è una forma mentis, c'è a chi piace contare, io lo dico sempre, io personalmente non conto, lascio che scorra il tempo, cerco di ascoltare il mio corpo, come sta reagendo, ecco, allora, come dicevo, minimo sindacale, arrivare, mani, polsi, alle ginocchia, anche qui ne andremo a fare due, praticamente, perché con le gambe piegate dovete darvi una spinta con le braccia, dunque fate un range e la schiena molto più ampio. Se lo fate solo i crunch, cioè gli addominali, solo con le mani dietro la nuca, fate un buon lavoro lo stesso, avete poca estensione. Invece questo momento siamo a casa, abbiamo bisogno di bruciare molto di più. Rifacciamo questo, braccia distese, gambe piegate, go, ok, così, bravissimi. Ecco, anche qui non è importante quante, ma come le fate, cioè cercate di alzare le spalle, oh, bravissimi, spalle, alzatele, ok, bravi, grandissimi, sentite come lavora, ecco, ok, perfetto. Allora, il prossimo esercizio andremo a fare questo, intanto vengo a vedere, ciao Franco e vai, grande, grande. Allora, il prossimo esercizio, siamo nella stessa posizione, ho cercato di fare le routine più dinamiche possibile, praticamente, lo facciamo con le gambe alzate, ricordate sempre indietro, poi alziamo le gambe e andiamo a toccare, cerchiamo, così, sulle gambe, hop, con le gambe alzate, il minimo sindacabile, ragazzi, 5 cm, sono i polsi all'altezza delle ginocchia, ok? Mi date la spinta con le gambe indietro e vedete che l'esercizio si fa. Sentite come lavorano gli addominali, ok? Benissimo, ok, questi, su, su, oh. Allora, arrivati a questo punto, un po' d'acqua e sali, 2/3 sorsate. Allora, siamo arrivati sempre in gergo del basket, 10-15, giorno 15, ragazzi, sono 15 giorni che tutti i giorni ci alleniamo, andiamo avanti alla grande, non molliamo, ripartiamo, gambe alzate, mani tese, su, perfetto, go, ecco, ci stiamo scaldando alla grande, ok, stiamo facendo una routine eccezionale,
Fatelo, non importa, non serve che andate veloci, cercate di fare l'esercizio nel miglior modo possibile. Voglio dire, io dico sempre, ne fate tre, benissimo, ma tre fatte bene, cioè gambe alzate, le braccia che vanno portate in avanti o le ginocchia verso di voi, finché riuscite ad arrivare. Bene, adesso sempre crunch, butterfly. Butterfly, bellissimo ragazzi, quando imparate a fare questo. Ciao Michael, William. Alright, allora, adesso ricordate la butterfly, le braccia aperte, le gambe su e andiamo a arretrare le gambe e a toccarci i talloni. Lo faccio uno così e l'altra serie la faccio, ok? Ok. Con sempre la schiena alzata, muovete le braccia, dovete cercare di toccare i talloni, ok? L'importante è non toccare coi piedi a terra, teneteli bene. Stanno lavorando tutto il treno basso dei muscoli, cioè tutti gli addominali bassi, benissimo. Questo esercizio mi piace particolarmente perché muoviamo contemporaneamente tutto il treno superiore, cioè con le spalle, e abbiamo l'addominale che lavora, ma soprattutto piegando le gambe sempre tenute all'altezza, tutto il treno inferiore negli addominali è interessato. Adesso ve lo faccio vedere di lato, così. L'importante, mi raccomando, mantenere le gambe su, su. Ok, questo è il movimento. Questo è il movimento. Butterfly, la farfalla, le ali della farfalla si muovono più o meno lentamente, però hanno un'apertura molto ampia, cioè cercate di tornare su tutto il tempo che le gambe vanno dritte. Anche qui vale il discorso di prima, non è importante quante ne fate, cercate di fare bene l'esercizio, ok? Sì, grandissimi, grandissimi. Ok, adesso questo è l'esercizio massicci. Ciao Luca, massicci. Allora, ve lo faccio vedere prima davanti anche questo e poi lo faremo dietro. Russian twist, lo ricordate? Gambe alzate e andiamo a toccare il tappeto da una parte all'altra. Pronti? Go! Questo è Russian touch, ok? Dovete sempre con le gambe alzate, dovete girare con le gambe alzate, bravissimi. Quelli che riuscite a fare non ha importanza, ok? Cercate di proprio portarvi da un lato all'altro, va bene? Questo è importante. Quindi, quante le fate non ha importanza, cercate di farlo bene, questo è importante. Cercate di trovare il movimento giusto, cioè quello che sentite proprio il core che lavora, lavorano diversi muscoli, aiutatevi con tutti i muscoli, ok? Questo è importantissimo, ok? Quando andate a fare un esercizio, non pensate solo che sta lavorando un muscolo, una parte, ma tutto, ok? Ok, Russian touch. Questo esercizio, vi verrà a noia, ve lo ripeto, veniva fatto fare nei corpi speciali russi quando qualcuno non aveva, diciamo, ubbidito o fatto, eseguito un esercizio o un ordine perfetto. Allora, diciamo che fare 50 di questi è durissima, ok? Sì, anche questo l'abbiamo fatto. Allora, adesso dopo aver fatto questo, andiamo a fare hand touch. Cosa vuol dire? Sembra un esercizio semplice, sempre rimanendo distesi, perché adesso facendo tutto il core anteriore, pieghiamo le gambe e andremo a toccare i talloni rimanendo distesi, ok? Posizione distesa, bene, ok. Dovreste vedermi. Continuativo. Le spalle, anche se sono 2 centimetri alzate dal tappeto, l'importante, ehi, non barate,
che teniate le gambe praticamente a 30 gradi in modo da dovervi allungare per toccare i talloni, ok? Questo è importante, perché se portate le gambe troppo sotto non funziona. Perfetto. Allora, adesso lo faccio a questo lato, così potete vedere come è l'esercizio. Ovviamente questa è l'altezza delle gambe, cioè fate una prova di comunque da dritto devono mancare almeno 10 cm in modo che portate, perché stanno lavorando i muscoli laterali. Cioè voi praticamente alzandovi accorciate la distanza, ok? Eccolo qua, deve essere continuativo, tenete, e i muscoli laterali andranno a lavorare, cioè uno accorcia e uno allunga, uno si accorcia, così andremo a farli lavorare. Dobbiamo toccare i talloni, ok? Heel touch, questo è il nome dell'esercizio. Poi quando sarò più bravo a fare i video metterò anche i nomi sul video che andrete a vedere. Sì. A proposito, grazie a tutti quelli che praticamente venite a vedere sul sito, sul praticamente YouTube, dove scarico tutti i video, il canale Alessio Breda, Iron Alessio, andate lì, se vi piace vi iscrivete, così ricevete sempre le notifiche. Adesso climb, andiamo a metterci come per fare le flessioni, ma tenendo le braccia stese portiamo all'interno le gambe, ok? Anche qui chi è un po' più avanti con l'allenamento può cominciare a farlo un po' più veloce, ecco, ma se no io comunque tengo a fare questo, ad avere giorno per giorno quel mezzo centimetro di diventare più elastico, ok? Dunque vado a lavorare lentamente ma spingo, lentamente ma spingo, poi comunque, ok, perfetto. Da qui fate un po' di stretching, 3-4 secondi, portate via 3-4 secondi dal riposo, che praticamente non sono tanti. Corrado, grande Corrado, grandissimo, contento che sei arrivato. Allora, di questi ne faremo uno per tipo. Adesso il prossimo andremo a fare stessa posizione, solo che andremo a portare verso l'esterno la gamba, ok? Portiamo la gamba verso l'esterno, così, bene, ok, perfetto. Anche qui diventiamo più elastici ogni giorno, cerchiamo di estremizzare il movimento e portarlo verso l'esterno, in avanti e verso l'esterno, così, bravissimi, ok, perfetto. Giù un po' di stretching, perfetto. Adesso stiamo andando a far lavorare, vedete, tutte le braccia, quadricipiti, i tricipiti, e soprattutto riusciamo a sostenere il nostro corpo sempre con meno fatica. Questo è importante per tutto quello che riguarda il core. Il prossimo lo facciamo a incrociare, ok? Pronti? Go! Incrociamo. Incrociare è importante poi per l'elasticità. Sempre portiamo ginocchio destro verso il gomito sinistro e viceversa. Ginocchio sinistro verso il gomito destro e viceversa. Così andiamo a interessare tutti i muscoli, soprattutto le braccia. Le mani bene aperte, come vi spiegavo ieri, proprio, e in questo momento, oh, perfetto, un po' di stretching, ok, bastano quei 3-4 secondi che riuscite a recuperare, benissimo. Fatto questo, adesso ci mettiamo, ricordate, giù, distesi, con le braccia aperte e le gambe, diciamo, non unite, un po' divaricate, e andiamo su, braccia e gambe, ok? La butterfly inversa, bene, così, su, cerchiamo di portare su il più possibile le gambe e le braccia, ok? Questo è quello che dobbiamo andare
a fare, permesso, dobbiamo cercare di lavorare con i dorsali, ok? Benissimo, scusa Gana, ecco, anche lei ha voluto venire a fare ginnastica, bene, ok, perfetto. Adesso, prossimo esercizio, vedete, sta facendo lo stiramento anche lei, bravissima, anteriore e posteriore. Adesso, praticamente quando, permesso, il plank inverso, andremo a fare il plank che ci riporterà praticamente in zona, permesso, ok, sempre su pio, spingiamo con i talloni, permesso, spingiamo con i talloni e il petto verso l'alto, contraete sempre, no, dai, permesso, ecco, permesso, bravissima. Allora, contraete i glutei e spingete verso l'alto. La testa potete tenerla sia in questa posizione sia indietro. Andranno a lavorare un po' le spalle, però contraete i muscoli dei glutei. Ok, bravissimi. Questo esercizio lo facciamo due volte. Adesso rifacciamo anche questo. Ennis, grande, Padova. Ok, adesso rifaremo il plank inverso, che andiamo a aprire il petto e le spalle, ok? È importante, perché fino adesso abbiamo lavorato proprio su tutto il core, bravissima, su, ok, su, contraete i glutei, mantenete i glutei contratti, è importante, vedete, se io contraggo i muscoli dei glutei, spingo verso l'alto, e tutto aiuta a mantenere questa posizione. Ok, braccia belle dritte, manteniamo questa posizione, stiamo portando verso fuori le spalle che abbiamo tenuto per vari esercizi all'interno, bravissimi, glutei contratti, perfetto. Gli ultimi due esercizi andremo a fare i piegamenti, ok, sulle braccia, non le, è la classica flessione, però siccome stiamo cominciando e dobbiamo progredire, andremo a fare sulle ginocchia, cioè faremo, questi sono i piegamenti sulle braccia, invece che farli così, ok, li facciamo per le ginocchia piegate. Dunque, le braccia, come dovreste fare i piegamenti? Solo che tireranno su solo questo peso, ok? Perfetto. Lo fate sulle ginocchia. Sentite che praticamente va a sollevare, sarà molto più difficile quando piano piano terremo le gambe distese. Allora, i piegamenti vanno fatti così, con le braccia vicine e soprattutto le mani sono all'altezza delle spalle, in modo che quando fate il piegamento fate questo, non questo, cioè il piegamento visto da davanti non è questo ma è questo, vedete? Sono un po' allargate, permesso amore, permesso Gana, brava. Adesso andiamo a rifare questi piegamenti, ok? Le mani all'altezza delle spalle, spero che si veda bene, ecco, e andiamo giù sulle ginocchia, così. Questa è la posizione giusta per fare i piegamenti, sarebbero detto volgarmente le flessioni, però Alisef e adesso che si chiama scienze motorie ti bocciano, ok? Dunque si chiamano piegamenti sulle braccia, così andrete a rinforzare pettorali, andrete tutta la parte anteriore, così lavorano e dovreste sentire i pettorali qua. Abbiamo completato la routine, bravissimi, number one, siete dei grandi. Abbiamo completato una routine ad alta intensità, 26 round e abbiamo lavorato 25 minuti e 35. Tabata vi dà tutti i numeri. Questo è il timer, se volete scaricarlo ci sono per tutte le app, io ho l'iPad ma c'è per l'iPhone, per il vostro computer, tutto. Si possono modificare, fare senza problemi. Allora, adesso comincerà, per chi ha ancora voglia, tempo ne abbiamo, però
c'è chi, insomma, in famiglia, eccetera, eccetera, andiamo a fare gli abduttori e i glutei. Andiamo a fare una routine di 6 round, circa 7, per una routine di altri 5-6 minuti. Scusate, bevo. Per dare modo di fare. Ciao Marco, ciao Marco. Allora, adesso cominciamo. Prendo un po' fiato, sono sudatissimo, ragazzi. Io spero anche voi, perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Dobbiamo continuare a lavorare bene. Una cosa che voglio dire, vi faccio perdere un secondo. Allora, lavorare bene a forte intensità è come quando noi andiamo a correre, andiamo in bicicletta, andiamo a nuotare, chi fa triathlon lo sa. O quando facciamo sport di endurance, creiamo endorfine, cioè stiamo bene, riusciamo a smaltire, a creare questi ormoni comunque che ci fanno stare bene. L'importante è, facciamo un po' di fatica, però poi veniamo premiati. Dunque, andiamo a lavorare sui glutei per primi. I glutei lavoreremo, farò adesso un esercizio per i glutei e poi un altro, così non faccio sempre, per chi va a vedersi tutti i video, alterno. Allora, prima cominciamo con questo, affondi indietro, e cominciamo sempre così. Allora, lavorerà il gluteo destro, facciamo un affondo indietro col piede sinistro. Per mantenere la giusta postura del busto, dobbiamo guardare, vedere il nostro alluce sopra il ginocchio. Spingiamo col piede sinistro e veniamo su. Giù, traguardiamo e su. Ok? Quando andiamo giù, dobbiamo vedere sempre l'alluce, così abbiamo la giusta postura. Poi spingiamo sul tallone e su. Ok? Questo è il movimento per fare il gluteo. Ah, erano 4. Questo 5. Così lavora il gluteo. Lo facciamo dall'altra parte, assieme. Ok. Andremo a lavorare con la gamba sinistra, gluteo sinistro. Dunque, gli affondi indietro saranno fatti con il destro. Così, ok? È sempre lo stesso. Per avere la giusta inclinazione del busto, dobbiamo vedere l'alluce col ginocchio. 1, ok, 2, andiamo giù, 3, andiamo giù, 4, spingiamo col tallone, ok, e 5, perfetto. Rifacciamo, sono serie da 5, 5 e 5. Adesso, posizione, gluteo destro, affondo col sinistro, 1, ok, 2, ok, 3, bravissimi, 4, ok, e un dietro, 5, perfetto. Le mani, mi chiedete praticamente come tenere. Le mani andrebbero, tra virgolette, da manuale, tenute qui, dunque, dietro, traguardo, su, giù, affondo, ok, affondo e su, bene indietro, affondo e su, cioè troviamo un po' l'equilibrio, benissimo. Questo per i glutei facendo gli affondi. Un altro esercizio per i glutei, che quando finite la vostra routine magari vi va più comodo, perché siamo già magari in questa posizione, teniamo i piedi a 30 gradi divergenti, posizioniamo le mani lungo il corpo, distendiamo ben rilassate le spalle e la schiena e andiamo su, ok? Rimaniamo su 4-5 secondi, dovremo inspirare in questo momento e espirare quando torniamo giù. Ne facciamo 5, su, inspirando, tratteniamo il respiro, espiriamo tornando giù, ok? Su, rimaniamo su, i glutei devono essere contratti. Perché il lavoro giù? Perché lavori, no? Voi dovete spingere con i glutei, questo, su, giù, inspirando su e giù, ok? Anche questi esercizio per i glutei va fatto praticamente sempre per 5 serie, 5 round li chiamiamo, ok? Benissimo, sempre vi mostro per chi vuole fare un po' più avanzato sul divano che avete a casa o su una sedia, praticamente trovate la distanza giusta e andate giù. Questo sta lavorando questo gluteo. Se per far lavorare per esempio il sinistro metto sul destro,
vado giù, più vado giù e più dovrò far forza per tornare su. Ecco, questa è una variante. Benissimo, andiamo a fare, per tenere la gamba ben affusolata, i muscoli nella loro sezione perfetta, renderla snella, andremo a fare per primo abduttori, muscolo esterno delle cosce, e poi andremo a fare gli adduttori, muscolo interno. Bene, allora gambe unite e questo esercizio, però questo non serve a nulla, si va a 30 gradi, piedi a martello, 2, 3, 4, su, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questa è la posizione corretta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, questa è la posizione corretta. Se volete con la mano, potete, vedete qua, potete anche aiutarvi se sentite, 28, 29, 30, dobbiamo farne 50, ok? 36, 37, 38, 39, 40, bravissimi, bravissimi, questo è funzionale, ok? 43, 44, 45, 46, 47, piede martello, 49, 50, da questa posizione indietro e giù, ok? Vedete? Quando eravate qua, indietro e su, quando eravate al massimo, lo fate ruotare indietro, vi portate con il vostro piede giusto dietro al ginocchio, in questo modo siamo pronti per andare a far lavorare gli adduttori, ok, muscolo interno della gamba. Questo è l'esercizio. Allora mi metto più in qua perché vorrei che riusciste a vedere. Oh, perfetto, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qui dovete tenere il piede a martello. Questa distanza è più che sufficiente, anzi forse lavorerebbe un po' meglio anche meno, ok? Perfetto, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, andiamo a lavorare, sempre piede dritto e vi aiutate a tenerlo dritto tenendo il piede a martello. 38, 39, 40, dobbiamo farne 80, però vedete che praticamente 47, 48, 49, 50, 51, 52, io verso i 60 comincio a sentirlo, non serve, sono a 57, 58, 59, 60, comincio a sentirlo quando sono, perché per quanto lo alleni è sempre un muscolo che non lavora a meno che non giochi 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, bravissimi e bravissime. Ok, adesso un attimo, recuperiamo, almeno io ho bisogno di recuperare. Sono sicuro che stiamo diventando sempre più bravi, tutti, tutti, perché chi ha cominciato, chi mi segue dall'inizio, chi ha cominciato da poco, vedrete che l'allenamento paga, la costanza paga. È dura per tutti, però in questo momento siamo dentro, siamo a casa e dobbiamo continuare a fare esercizio fisico. Poi ci sono tutto il resto, le faccende di casa, chi ha famiglia, eccetera, eccetera. Tutte cose che bisogna fare, però gran calma, ok ragazzi? Allora, adesso ripartiamo con abduttore della gamba sinistra. Questo non serve a niente, dunque su e così. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bravissimi, andiamo avanti così, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dobbiamo farne 50, su, su, piede a martello, ok? Piede a martello, 36, 37, 38, 39, 40, cercate di tenere la gamba più dritta possibile, ok? 46, 47, 48, 49, 50, bravissimi, bravissimi, dietro e giù, da questa posizione, ricordate, dietro e giù, cioè più alti siete, più cade praticamente da sola. Adesso, come dicevo, andiamo a fare l'adduttore, muscolo interno tra bicipite e quadricipite femorale, ok?
Dunque, questo è usato più che altro dai calciatori, stoppano il pallone, calciano di piatto, fanno i passaggi. E allenato praticamente evita di avere degli infortuni, come tutte le routine che andiamo a fare noi. Ci preparano, quando saremo pronti a ripartire, saremo allenati. Bene, partiamo. Questa è l'altezza giusta, ok? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Anche se fate un po' meno, è uguale, non è che cambi praticamente di molto. Fate anche più bassi. L'importante è che lavori, deve stare alzato da terra. 36, 37, 38, 39, 40. Dobbiamo farne 80, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Si fanno alla grande, ok? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Io, ecco, questo numero e comincio a sentirlo. Comincio a sentire che lavora. 66, 67, 68, 69, 70. Altri 10. Piedi a martello, non mollate, non mollate. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Go. E avete visto anche Ulisse è passato a trovarci. Bravissimi, grandissimi. Anche oggi abbiamo lavorato tanto. Abbiamo fatto. Ciao Chiara, ciao Doc. Grandissimi, grandissimi. Ecco, allora, Alessandro, sei sempre in TV alla grande, alla grande. Chiara, salutami anche i tuoi tantissimo, tantissimo. Salutami i tuoi. Allora, Tribano, grande paese, sempre nel cuore. Allora, cosa volevo dirvi? Abbiamo fatto un gran allenamento anche oggi. Alle 17 ci siamo trovati. Come vi ho detto all'inizio, com'è cominciata tutta questa nostra storia, com'è cominciato il canale, che alle 5, l'orario del tè, noi cosa facciamo? Per meritarcelo, pensiamo e facciamo. Ok, e così vinceremo, ce la faremo a riuscire di casa alla grandissima. Allora, però dobbiamo crederci tutti. Ma usciremo anche un bel fisico e sono convintissimo di questa cosa. Ce la faremo alla grande. Allora, trovate anche questo video sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio, praticamente. Trovate tutti i video scaricati dall'inizio, li ho messi anche nelle playlist, dall'1 al 5, dal 5 al 10, e va, chi vuole andarseli a rivedere. E in quel momento, ciao Riccardo, in quel momento se volete essere sempre aggiornati basta che vi iscrivete al canale con Google e se vi è piaciuto qualche video in particolare così poi magari vado a vedere di farlo nello stesso stile. Ciao Barbara, grande, grazie a voi. Ecco, e se volete andarlo a rivedere mettete un bel mi piace e via, così cercherò di tenervi sempre aggiornati. Allora, l'appuntamento è domani alle 17 e adesso un bel tè e col freddo che fa va benissimo anche 4 biscotti oggi, solo per oggi 4. È il 15° giorno e andiamo avanti senza paura. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.